Ma chi è sto morto qui? Ah, è mio figlio. Ciao ragazzi, in cambio, bentornati su Tre Giochi a Caso. Questo è veramente forse il peggio che vi ho trovato. Allora, noi siamo questa mamma, vedete? E dobbiamo molto semplicemente prendere dei panini giganti e dargli a nostro figlio che ha fame. Ok? Fin qui tutto a posto. Se non fosse che mio figlio è un po' troppo grandicello, alla sua età non dovrebbe stare con mamma. La vera domanda è: come è uscito questo bambino dalla mia pancia? Deve aver fatto parecchio male. Queste lacrime fanno male alla salute, quindi devo stare molto attento a non crepare. Ok, sono riuscito a prendere la gomma. Praticamente lui voleva gomma da masticare più pane. Strani gusti. Però come potete vedere nel cervello non mi sembra molto intelligente. Ce l'ho fatta, benissimo. Andiamo avanti che diventerà sempre peggio. Non so, veramente è un mistero della natura come un figlio così alto sia nato da una mamma così bassa. Però, ehi, il vino buono sta nelle botti piccole e non nei bambini buoni. Perché sono morto? Un po' di rispetto per tua madre, ha scemunito. Guarda che arrivo con le ciabatte volanti. Ti tiro, non le pizze, ti tiro i toast in faccia. Ho un toast, non puoi farmi niente. Ok? Dammi qua, dammi qua. Che sta cercando di fare? Vattene via. Bambino viziato! Non so da dove spunta. Sta cantando male. Ok, l'ho sfamato. Ma ancora per poco. Dobbiamo essere più rapidi. Sta diventando sempre peggio. Sta diventando sempre peggio. Sta diventando creepy. Non voglio creepiare. Perché muoio? Perché muoio? Ho solo toccato una roba. Non voglio fare la fine della mamma di Isaac. Allora, questa volta devo andare a prendere prima quello viola. Ok, che cosa sta facendo? Allenamento. Si è appeso come una scimmia. Lui è esattamente come il quadro. Si appende come una scimmia. Io non so da dove può spuntare mio figlio. Ma che cosa? Mi ha ucciso con lo sguardo. Non vedi la... Spawn kill. Questo si chiama spawn kill. Non vedi che là dietro ci sono dei giocattoli? Vai con quelli a non rompere a mamma. Tua mamma vuole solo darti del cibo. Mamma mia, parla peggio della Granny. Questo doveva essere il figlio della Granny. Non di una bella modella. Monella. No, no, no. Fatti una vita. La 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 la, mamma si fa la pasta. Pa, 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 pa. Vuoi la crema d'arachidi? E crema d'arachidi sia, ok? No, no, vattene via. Mi sta allungando male. Con che occhi? Alla tua sinistra? Bene, non c'è nessuno. Ok, ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Ho fatto tutto. Cosa vuoi da me? Anche le pillole. Sì, le pillole per farlo star calmo, per guarire la sua strana malattia di gigantismo. Cosa sta diventando? Senti Carletto, senti Carletto, è ora di andare a letto. Ah, ecco perché ho spento le luci. Va bene, questa volta quanti pagnotte? Non ti devo dare delle pagnotte. Che ti devo fare? Ti devo dare le pasticche. È in overdose, ragazzi, in overdose di panino, in overdose di grano. La 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 la, non sei pazzo. Guarda con che occhi, è un pazzo. Ha ucciso anche la scimmietta del quadro. E presto farò la sua fine. Mi sta cercando. No, non farmi del male. Marrano, che marrano, che marrano, ragazzi. Che marrano, disconosciuto subito. Non voglio avere un figlio così. Sei adottato. Non puoi essere mio figlio. Non c'è verso che ho partorito sto abortus. È impossibile. Non va bene. Mamma mia, te li inficcherei negli occhi sti gomme da masticare. Mamma mia, si avvicina in modo minaccioso. Lo vendo. Lo vendo al mercatino, alla fiera dell'est. Per due soldi, mio figlio. Ok, no, ha raggiunto il livello massimo. È un SCP. Io ho partorito un SCP. Deve essere nato da un rapporto tra me e lo 096, sto abominio della natura. Ok, allora. Guarda, guarda com'è aggressive. Sto anche finendo il pane. E se finisco il pane, è come il mostro del gioco della cantina. Mi attacca subito. Basta mollare tutti. Ok, uno. Qua devo prendere un po' di tutto, eh. Devo prendere un po' di tutto. Proprio vuole un po' di tutto sto pazzo. Sei di quello, sei... Ah, tra l'altro 666. No. Mamma mia. Ok, uno. Due. Metto un po' di tutto su sto schifo. Tanto figurati se si accorge. Ok, dammi qua. Tutte quelle che vuoi. Se sbaglio una però secondo me mi ammazza. Sono sei, quindi tre. Tre. Guardalo. Cretino. Cioè, non ha una logica sto gioco. Non ha una ben che minica logica. Non ho capito la lore, non ho capito niente.
Ok, due panini. Ora io vado di rush. Tanto m'ammazza. Tanto m'ammazza. Tanto m'ammazza. Adesso decide con la sua testa dove ammazzarmi. Uno, due, tre. Ma vaffancacca. Sto capendo comunque. Cioè, nella sua non logica, ho scoperto la logica del gioco. Sponchilla. Sponchilla, abortino. Queste pillole dovrei prenderle io, non darle al figlio. Da notare che nello sfondo mi ha pure detto muori, muori, muori. A tua mamma. Vecchio mio, sei una sanguisuga. Vai, basta farlo squalo sotto il tavolo. Tu sei un uomo. E anche brutto. No. Ma come cacchio posso fare? So come fare. Devo fare un muro di pane. Devo fare un muro di pane. Farò un muro di pane che mi salverà la vita. Ok, ok, ce la posso fare, ce la posso fare. Il muro di pane è reale. Il muro di pane, tu non puoi nulla contro il muro di pane. Tu non sai cos'è il muro di pane. Tu non puoi sapere cos'è il muro di pane. Il muro di pane mi protegge dai tuoi attacchi maledetti. Così è l'unico modo per... Eccolo. Quando fa questo attacco io sono dietro il muro di pane e non può ammazzarmi. Let's go. Benissimo, il muro di pane mi salverà. Non puoi uccidermi dietro il pane? Il pane è il mio protettore? Questa è l'ultima. Sì! Ce l'ho fatta! È tornato tutto normale! E questo è il bambino? Che è diventato piccolo! Cioè gli avevo dato un botto da mangiare che pensavo che mi diventasse il gigante colossale. E adesso è diventato un bimbo, tipo un bimbo piccolissimo. Ma che cos'è? Ma, ma buttalo giù prima che diventi come prima. Panino? No. Cioè, cosa devo dargli da mangiare? Devo offrirgli mio figlio? Che è successo? Che è successo? Qual è il senso? Sono lì con mio figlio. Pane più bambino. Ragazzi... io di solito cerco sempre di trovare un senso ai giochi che porto, però questo era semplicemente un aborto. Il secondo gioco di oggi è un gioco strano russo. Devi usare le cuffie per giocare, il suono è la tua arma. Tieni premuto E per interagire. Ok, questa è una specie di Five Nights at Freddy's, tanto per cambiare. Però dove c'è un lupo, per quello mi hanno detto in bocca al lupo, perché c'è un lupo. Come giocare? Il compito principale è sopravvivere il più lungo possibile, devi ascoltare attentamente dove correre e cercare di chiudere la finestra in modo tempestivo. Questa demo è impossibile da superare. Cosa vuol dire che non posso vincere il gioco? Sento qualcuno, c'è qualcuno qua. C'è qualcuno in questa casa. Aspetta un attimo. Da dove arriverà sto sgorbio? C'è nessuno. Oh oh! Ah! No! No! Il tuo tempo 0.44. Ma che devo fare? Il suono è la mia arma. Non si capiva niente dal suono. Non si capiva niente. Non ho capito niente. Sentivo suoni sopra, sotto, destra, sinistra. Non ho capito niente. Ok, se vuoi ti preparo un sandwich. Anzi no, per carità, dopo il gioco di prima mi è passata la voglia. Controlliamo bene. Vediamo se arriva al punto di prima. No. Ah! È già entrato! Ancora peggio di prima! Ce la posso fare! Allora, vedete, devo chiudere. Ci sono tutte ste finestre. Devo chiuderle. Figlio di una trota! No! Posso... Dai, che è bello. Fuori è bello. C'è bel tempo. È calo... Ah! Aiuto, mamma! Papà! Ah! Sono spaventato anche se non voglio spaventarmi. Voglio almeno una finestra, voglio chiuderli, per favore. Una finestra voglio chiuderli. A sto volpone, è proprio una volpe. È proprio una volpe. L'ho vista. Stai buono. Ah! Ma dai, stavo chiudendo la finestra, lasciami. Eccola qua. Tieni premuto. Vai. Perfetto! Se n'è andato? Plop! Quando se ne va fa plop! Dove? Ho sentito? Guardalo lì! Fettuccino panato! Pep! Perfetto, quello è il rumore. Ce la possiamo fare? È molto furbo. Eccolo là!
Perfetto. Ma cosa? No, adesso no, cioè, scusa, mi dici che devo chiudere e quell'infame... Tieni la finestra chiusa il più lungo possibile. È impossibile, ho cliccato il tasto, cosa ho fatto di male? Ci provo un'ultima volta. Se fossi una volpe, come dici di essere, potresti tranquillamente non far rumore e essere scaltro. L'unica volpe che non sa essere stealth. Veramente, un disonore per la tua famiglia di volpi. Ok? Sei un disonor. Sono diventato bravo, un minuto. Un minuto! Sempre a destra e a sinistra per adesso. Secondo me tra un po' andrò al piano di sopra. Dato di sopra. Sentito di sopra. No! Veramente vai di sopra. Cioè, ma perché? No, cioè, non è giusto. Perché io ero dietro la finestra, tengo premuto E per chiudere, esce lo stesso. Fatto male, lezzo proprio. Ok, in quest'ultimo gioco io sono una tizia che sta cercando di meditare e fare i compiti, ma qualcuno sta suonando musica metal. Ehi, possiamo essere amici, lo sapete, io sono amico dei metallari. Ah, e dai, non riesco a studiare con tutto questo casino. Dovrei andare dal ragazzo e dirgli un po' di roba. Ok, è di sopra, credo. Ok, ragazzi, a questo punto andiamo a rompergli le scatole, dirgli per favore, puoi abbassare la musica che devo studiare. Cerchiamo di essere calmi nel nostro zen, nella nostra pacatezza. Cioè, nulla contro il metal, nulla contro i propri gusti, però, ragazzi, cioè, quando uno studia e cerca di rilassarsi, di connettersi con il tutto... Ok, comunque, a parte questo... Oh, non ho veramente sete al momento. Va bene, non ci interessa. Mamma mia, ora faccio la Karen. Adesso gli dico, chiudi tutto. Ehi! Che cosa vuoi? Puoi per favore abbassare il volume? Ma è un gabbiano! Sembra che abbia un tesco di gabbiano sopra. Tieni sempre il volume alto. E questo lo chiami alto? Sì, è molto alto. Stai disturbando la quiete. Ah, ma dai, sarai l'unica che si lamenta. Sei troppo Karen. Se tutto il vicinato dirà che è troppo alto, ci penserò. È una sfida, va bene, lo andrò a dire. Allora dobbiamo andarlo a dire agli altri, ok? Ci facciamo degli alleati. Mi scusi? Siete a casa? C'è qualcuno qui? Probabilmente non è a casa. È da un po' che non ci sono. E te credo, sono scappati. Sono andati via. Sei sicuro che non sia una stanza vuota? Ma certo che nessuno si lamenta. Non c'è nessuno in questo posto. No, non è vuota. Ogni tanto sento la porta aprire e chiudersi. Anche se oggi non c'è nessuno. E come fai a notare tutte queste cose con la mano? C'è qualcuno. È uscita una signora. Oh, l'hai vista? Eh? Eh? Era a casa? È anche un po' spaventosa. È la prima volta che la vedo. Ma perché è tutta in nero? Che succede? Potete lamentarvi da un'altra parte, per favore? Ok, no, tranquillo. Mamma mia, però, ragazzi, che casino. Cos'è sto posto? Ma c'è un mistero. Posso entrare in quella camera? No, meglio di no. Ovviamente è illegale. Però quella signora era veramente strana. Mi scusi, posso chiederle una cosa? Io sono di sotto. A lei la musica di quel tizio non le dà fastidio? Beh, un pochettino, ma le nostre stanze sono separate. Potresti chiedere magari al suo vicino di stanza? Se n'è appena andata. E non c'è nessun altro? Che cosa intendi? Io credo che ci siano altre donne che vivono qui. E anche strane. Tutte sono un po' diverse. Ma tutte vestono di nero. E non dicono mai nulla. Neanche un ciao. Molto scortesi se me lo chiedi. Se questo è tutto, cara, io ho da fare, ho la lavatrice. Buona giornata. Grazie, anche a lei. Mamma mia, che roba strana. Ma non mi aiuta con il rumore, dannazione. Ah, forse è meglio che torno nella mia stanza e cerco di studiare lo stesso. Vabbè. Vabbè, veramente strana quella signora. Secondo me c'entra qualcosa. Non lo so. Potremmo prenderci da bere? No, non ho sete. Ok. Tra l'altro questo gioco è ispirato ad un anime. No, anzi ad un manga di un certo Ichio. Però diceva il tizio che ha creato il gioco che si era ispirato ad un manga che io non conosco. Però giusto per farvelo sapere. Ah, c'è il Aspetta. La musica ha smesso. Che è successo? Dopo tutto questo casino, me l'ha lasciata vinta. Vabbè, finalmente posso studiare.
Secondo me qualcuno l'ha ucciso. Secondo me qualcuno l'ha fatto fuori. La signora di fianco. Ci scommetto, cioè c'è troppo un mistero. Mamma mia, è venuto buio. Potrei veramente andarmi a prendere da bere. Ok, quindi finalmente la macchinetta ci torna utile. E possiamo bere un po'. Trallallero, trallallò. Posso bere un po'. Oh, 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 oh. Andiamo fuori. Mamma mia. C'è qualcuno? C'è nessuno? C'è qualcuno qui? Questa è una figura o... Vabbè, ragazzi, prendiamoci da bere intanto. No! Sapevo che c'era qualcuno! È il tizio di sopra! Ehi, che cosa fai qui? Eh? Oh, sei tu! Ehi, non venire in questo modo da me! Ma che ti succede? Sei bianco come un lenzuolo! Posso chiederti qualcosa? Sì, certo! Quelle signore, vicino a me! Ma che gli succede? Che cosa intendi? Non ha senso! Io non so quante persone vivano lì, ma non fanno mai rumore! E tu lo sai, le pareti sono molto corte e leggere! Oh, sta arrivando! Dovresti sentirle quando si muovono o qualcosa del genere! Mi spaventano! Ah! Ok, salve? È un po' strana, è veramente tanto tanto alta! E perché veste sempre così? Cos'è sta cosa? Che cosa fanno quelle cose vicino a noi? Perché non fanno mai un singolo suono? Io mi sa che torno in camera mia. Ci vediamo. Non ci voglio pensare, ragazzi. Secondo me questo qua non lo troverò più vivo, ve lo dico io. Secondo me sparisce, secondo me sentirò un urlo. Lo sapevo, io le predicto! Che cosa è stato? Sembrava che venisse da di sopra. Mamma mia, vedete, mi sto anche tenendo. Mamma mia, vedete le mie mani. Sto tremando. Cos'è quella? Una maschera. È caduta. Ah no, è un gatto. È un gatto, mamma mia. Sembrava una maschera. Ma che razza di gatto è? Ha una faccia maledetta dietro. Ma no, ma no. Sono solo delle macchiette molto belle, molto carine. Oh cavolo. Va bene. Con calma. Il tizio è ancora vivo. È solamente caduto. È scivolato sui... Maronne! C'è un ragno bruttissimo. È uno scarafaggio. E proveniva dalla stanza del signore. State buoni, dai, vi prego. Ehi! Sei tutto a posto? La porta sembra aperta. Andiamo a controllare. Oh mamma. Che strano. Nessuno è a casa. Ma il posto è dei kids. Ma veramente non fanno un suono? Ma è stranissimo. Ehi, ma c'è un buco qui. Oh! Dai, sarà stato il vento. Sì, sì, dicono sempre sta frase negli horror. Controlliamo. Ma com'è successo? Sembra fatto... Magari l'ha fatto il ragazzo. Ah? C'è qualcosa qui. Teniamo premuto. Magari l'ha fatto per vedere... Ma non è umana. Ragazzi, non è umana sta cosa. È bionica. Oh, signore. Con quali gambi... Ah! Continuiamo a guardare, magari non si è accorta, dai. Adesso è davanti, vuoi vedere? Lo sapevo che era davanti! Io ne so tutte! No! Ragazzi... No! Ma è un cannone quello! È un cannone! Non è umana! Non è umana quella cosa! Che cos'era? Quelle braccia! Perché si estendono e si contraggono così? Questo significa che tutte quelle donne diverse sono tutte la stessa donna! Quella magra, quella grassa, quella alta, quella bassa! Oh santo cielo! Oh santo cielo! Però ora lei sa che io so! Ora lei sa che io so! Mamma, pure la radio sembra un teschio! Si sta avvicinando! Se n'è andata? Posso uscire? Potrebbe essere ancora qui, nel corridoio! Forse è meglio uscire dalla finestra, ragazzi! Secondo me è più sicuro! Oh oh! Ma quanto alta è! Ma quanto alta!
Ok, ok, ok. Mamma mia! È il Nemesis versione donna! È il Nemesis versione donna! Mamma mia! Scappa! Scappa! Corri, scappa! C'è il Don Nemesis! È un raid! Vabbè, è diventata la mia peggior paura! La donna! Sono scappata giusto in tempo! Come se nulla fosse successo, la donna è continuata a camminare vicino a me. Mi trasferirò molto presto, il più veloce che posso. Però che gioco assurdo, mi è piaciuto un botto la storia. Ora sono curioso di chi è questa donna. Mi dovrò leggere il manga per capirlo. Strabello! Stra tipo creepy ma interessante. Molto molto bello. Va bene ragazzi, questo era tutto per i 3 giochi di oggi. Tanta tanta roba, soprattutto l'ultimo. E anche il primo a modo suo. Beh, questo era tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima follia. Ciao ragazzi!